Siamo qui ai microfoni di Sprint Sport con il DS della Caronnese. È stato un sogno che si è coronato quest'oggi in questa splendida cornice di Karate Brianza. Ve lo porterete sempre nel cuore. Quali sono le sensazioni in questo momento? Beh, le sensazioni in questo momento sono di una gioia incredibile. Un gruppo nato con 17-18 giocatori nuovi che strada facendo si è assemblato, si è unito, si è coeso. Un lavoro dello staff tecnico in generale, allenatore, preparatore portieri, dirigenti, scouting, incredibile, incredibile. Veramente questi ragazzi sono qualcosa di eccezionale, mi hanno regalato un'emozione, io non mi vergogno a dirlo, ho versato delle lacrime al fischio finale perché l'emozione era veramente un'emozione forte e importante. Noi 5 anni fa abbiamo iniziato un percorso e mai avremmo pensato di arrivare a un titolo regionale contro una squadra fortissima dal blasone ben noto a tutti a livello di settore giovanile quale la Virtus Bergamo, a cui vanno i miei complimenti perché sono stati dei degni avversari. Adesso c'è da godersi questo successo e poi da concentrarsi per una fase nazionale dal sapore dolcissimo. Assolutamente sì, adesso io ho detto ai ragazzi e al mister godiamoci il momento, perché questi momenti, come ha detto giustamente lei, rimangono nella storia della Caronnese, nel cuore dei ragazzi e se lo porteranno dietro per sempre, perciò è giusto che in questo momento, oggi, domani, stasera, andranno a festeggiare e si viva questo incredibile momento. Da lunedì tutta la società comincerà ad attivarsi e forse avremo realizzato quello che abbiamo raggiunto e cominceremo a programmare quello che sarà il percorso futuro che ci aspetterà a livello di partite nazionali. Grazie mille. Prego.